terza ripresa si convoglia tutto al limite, lo stesso per la parte distale, quindi dalla parte distale si procede in questo modo, con terza ripresa si convoglia tutto al limite, lo stesso procedimento con la mano interna, si va da metà polpaccio fino alla coscia e in terza ripresa si scende fino a due. Dopodiché lo sfregamento diventa bimanuale, sempre con la gamba presa in due lati, la metà portata sulla mezza coscia, terza ripresa, la mano interna scende a due, la mano esterna convoglia l'infine, lo stesso per il tratto di strada. A questo punto si passa dalla flessione al grondaio, detta al grondaio perché le mani sono poste in questo modo, su tutto il polpaccio. Questa manovra serve a dividere i gemelli, che sono i muscoli del polpaccio, che insieme vengono anche detti muscolo gastrocnemio, quindi a evitare che si incollino tra di loro, quindi a creare malesseri spiacevoli, che servono a comprimere le vene colleganti, sono delle vene che si trovano perpendicolari rispetto al fascio muscolare, quindi vene che viaggiano in questo senso. Si procede in questo modo, come si inizia una pressione col mignolo e con senso rotatorio si arriva a dare la pressione all'indice. Dopodiché si portano tutte e due le mani verso l'esterno. Infine abbiamo il piede, che anche se ci sono pochi muscoli, però è molto importante il massaggio del piede, perché il piede è quella parte del corpo dove poggia tutta la nostra persona, quindi è importante che ci sia una buona circolazione e che questa circolazione renda possibile una buona circolazione di tutto l'arco inferiore. Anche in questo caso si comincia da stregamenti. Una mano sul dorso del piede, una mano sulla pianta, il malleo prima interno e poi esterno. Si passa con lo sfregamento a nocche sulla pianta del piede, quindi con la mano in questa posizione, con le nocche che sfregano tutta la pianta. Quanto abbiamo detto che per quanto riguarda gli arti inferiori lo stesso discorso vale per l'addome torace, quindi un discorso di recupero della pelle sotto il profilo di tonicità e di elasticità, un recupero dei muscoli, quindi per evitare l'atrofia, per evitare che diventino troppo molli e quindi creino problemi di pancia e il problema di circolazione.
trasferimenti che, come avete potuto notare, non vanno più nella zona inquinale, ma vanno nella zona ascellare, quindi nella zona di scarico della vene subclavia, che si trovano in questa posizione, si passa delle frizioni che agiscono sui gran dorsali e si fanno in questo modo con le mani, come si vuol dire, a cucchiaio, abbracciano il dorso della cliente, hanno le solite 5 frizioni, dopodiché scaricano in ascella, si prosegue dall'alto fino alla zona umbilicale. Quando si va per questa zona, il punto di scarico non è più l'ascella, ma è quello che abbiamo visto prima, in questo modo. A seconda di quanto una cliente abbia bisogno di ridurre la quantità di grasso, di uscinetti in queste zone, si può scendere diciamo fino a questo livello ad eseguire questo tipo di frizione, naturalmente poi seguita dal suo sfregamento convogliante. Andiamo ad agire sull'addome vero e proprio, quindi dove abbiamo due muscoli molto importanti della nostra persona, sono i muscoli che tengono i piedi, il nostro busto, che sono i muscoli addominali. Si comincia con una manovra di sfregamento rotatorio che ha per centro l'ombelico, la prima con una mano, dopodiché questo sfregamento diventa a due mani fino ad abbracciare tutto l'addome, per poi ritornare piano piano nella zona dell'ombelico. Dopo si esegue un'operazione di spremitura che si può effettuare con le mani in questo modo, oppure con gli avambracci, naturalmente utilizzando la parte degli avambracci dove non ci sono le ossa che potrebbero far male. Queste sono operazioni di spremitura seguite sempre dalla manovra convogliante di sfregamento. A questo punto si lavorano i muscoli dell'addome con due mani, una mano che pinza il muscolo e l'altra che con la zona dell'ipotena spinge verso questa parte pizzicata. Si lavora in maniera sempre costante, con pressioni costanti, né troppo forti né troppo deboli, naturalmente non devono creare problemi alla cliente, quindi